L'Istituto Santa Marta, nella sua offerta formativa, propone un corso serale di enogastronomia rivolto a giovani e adulti e a coloro che, già in possesso dello stesso, vogliono aprirsi a nuove realtà lavorative. Sono Fabio Ferrantino, docente di laboratorio di cucina all'Istituto Alberghiero di Pesaro. Siamo in una delle cucine della scuola durante un'esercitazione del corso serale per adulti. Questo corso, che si rivolge agli alunni che non sono più in età scolare, si articola in 3 anni, terzo, quarto e quinto anno, con la possibilità di conseguire la qualifica professionale di cuoco regionale al terzo anno e il diploma di scuola superiore secondaria di secondo grado, che dà poi la possibilità anche di accedere agli studi universitari. Il monte ore del laboratorio di cucina è consistente, perché parliamo di 6 ore a settimana, quello che serve per conseguire le competenze professionali, dalle più basilari a quelle più complesse, in modo da entrare nel mondo del lavoro con tutte le capacità di affrontare appunto i servizi di ristorazione. Il corso apre le sue porte alle ore 18 dal lunedì al venerdì. Il piano di studi personalizzato in base al proprio curriculum presenta sia le discipline dell'area generale sia quelle dell'area professionale. Dal prossimo anno scolastico 2021-2022 le ore di laboratorio di cucina passeranno da 4 a ben 6 ore, con l'obiettivo di strutturare un percorso fortemente focalizzato sull'area professionale e sulle materie di indirizzo. Io mi chiamo Pamela Velloni e ho cominciato questo percorso nel 2018 per passione personale, per la mia passione per la pasticceria. Dopodiché io nella mia vita, nel mio lavoro, mi sono sempre occupata di comunicazione online per le aziende e dopo 3 anni di alberghiero serale ho portato avanti un percorso in cui ho cominciato a lavorare nel mio campo per le aziende della ristorazione. Mi chiamo Lina e ho iniziato questo percorso quasi per caso e praticamente per passione, e ho trasformato questa passione nel mio lavoro. Quindi ho iniziato 3 anni fa, con cui ho preso la qualifica, e poi da lì niente, non mi sono più fermata e ho deciso di crescere e di perfezionarmi. Mi chiamo Marco Gandelli e ho iniziato questo percorso perché quando andavo ancora a scuola la mattina non avevo, diciamo, la testa, non mi sono trovato molto con il sistema scolastico e ho deciso di interrompere. Però, dato che comunque un diploma mi può essere utile all'interno del mondo lavorativo e per proseguire gli studi ne ho bisogno, ho deciso di venire qui. È stata una mia scelta venire qua, non mi è stata imposta, quindi anche il mio comportamento automaticamente è mutato verso i professori e tutto, perché è una responsabilità che mi sono preso io, che non mi è stata imposta dai miei genitori soltanto perché ero obbligato. Io mi chiamo Maurizio Freire e ho iniziato questo percorso nel 2018. Io ho praticamente fatto una scuola molto diversa a questa scuola, no? Ho fatto una scuola militare, che è tutto un'altra cosa, no? Però qua in questa scuola ho trovato persone molto spontanee, no? Nel settore della cucina e anche nello personale, no? Quindi questo penso che mi servirà per la mia superazione personale. Mi chiamo Gabriele, sono diplomato alberghiero settore sale bar nel 2007 e ho deciso di intraprendere questo corso serale per ampliare le mie conoscenze gastronomiche sulla cucina, dato che il nostro territorio comunque è sempre in continua evoluzione, e credo che il corso serale e di cucina mi possa potenziare su questo punto di vista gastronomico. Mi chiamo Suki, ho 24 anni, ho intrapreso questo percorso anche se ero già arrivata al quinto al diurno, poi ho fatto una scelta che mi ha portato a mettere al primo posto il lavoro, tralasciando così il mondo degli studi, pensando poi in realtà che non mi serviva. Poi dopo la prima quarantena, che ci ha portato un po' tutti a riflettere,
mi sono fatta un paio di domande per capire cosa servisse nella mia vita per cambiarla e ho deciso all'inizio con poca serietà inizialmente di riprendere a studiare e poi è venuto fuori che in realtà la voglia ce l'ho, pian piano questo percorso lo sto finendo con la speranza di poter proseguire e quindi in realtà mi ha arricchito tantissimo. Questo percorso mi ha riacceso quella voglia di studiare e di poter cambiare la mia vita. Allora, in questo caso siamo con la quarta serale dove una volta affrontata la parte di ricette regionali si inizia anche a fare alcuni piatti di cucina innovativa. Questa è una caprese moderna con del gel di acqua di pomodoro addensato con la agar-agar, delle mozzarelline, del pomodoro, poi abbiamo dell'olio incapsulato con l'isomalto e una cialda di basilico croccante al di sopra. Mi chiamo Claudia Romeo e insegno scienza dell'alimentazione al corso serale in tutte e tre le classi, la terza, la quarta e la quinta. Quello che proveremo stasera è la separazione dei pigmenti clorofilliani che si trovano all'interno delle foglie di spinaci. In pratica ogni volta che noi ci sentiamo sempre dire che gli spinaci fanno tanto bene, che hanno tante sostanze al loro interno, ce ne sono alcune che tramite la tecnica cromatografica si possono visualizzare. Quindi andremo a separarli e le vedremo alla fine su un foglietto di carta. Vedremo una macchia arancione che corrisponde ai carotenoidi, al carotene, alla provitamina A che fa tanto bene ad esempio ai nostri occhi e non solo. Vedremo la clorofilla che è una sostanza naturale, un pigmento naturale utilizzato in cucina anche come colorante che ad esempio nella nostra alimentazione è importante perché fra le altre cose è anche una fonte di magnesio. E vedremo le xantofille che appartengono sempre alla famiglia dei carotenoidi. Oltre a questo faremo anche la cromatografia di coloranti alimentari per vedere se la miscela è una miscela omogenea, cioè se c'è un solo colorante oppure se è composto da più colori in soluzione. In questo caso stiamo impiattando un'ombrina con pane aromatico sopra una crema di topinambur e una finta terra fatta con del pane di segale, olive nere e del carbone vegetale essiccato. Al di sopra andremo a mettere un'aria al limone, dunque acqua e limone stabilizzati con la lecitina, tecnica della cucina molecolare. Sono Ilaria e ho deciso di riprendere questo percorso perché questo lavoro, oltre alla pratica, ci vuole la teoria e la cosa principale è studiare e quindi meglio tardi che mai e abbiamo ricominciato. Sono Lassina Dumbia e ho scelto di iscrivermi all'alberghiero perché l'obiettivo mio è quello di accedere comunque all'università, quindi mi vedevo più che altro qua e per concludere questo percorso comunque. E inoltre c'è comunque la gastronomia italiana e piace a me e avevo la curiosità di scoprirla ancora di più. Il mio nome è Esther Basilio Guerrero, sono peruviana però cittadina italiana anche. E io praticamente ho iniziato a studiare qui perché primo luogo per soddisfazione personale e poi per incorporarmi alla cultura italiana perché è importante, a parte
di tutto per lavorare anche. Mi chiamo Melissa Colonia e ho deciso di fare l'alberghiero innanzitutto per una questione molto personale, nel senso che vorrei dare un buon esempio a casa mia e far capire soprattutto ai miei figli che ciò che si inizia si può finire, non importa quando, ma l'importante è finire. Ecco. Insegno soltanto al serale, fra l'altro è il mio primo anno di insegnamento. Devo dire che all'età di, anche io, di 46 anni ho cambiato lavoro e ho scoperto un mondo bellissimo, perché è molto bello insegnare, è importante, è bello trasmettere, è anche bello sentire questa responsabilità nei confronti degli studenti. Ma la cosa più bella, quella che mi porterò a casa, quella che sicuramente sarà un mio bagaglio personale, è la ricchezza umana. Gli studenti del serale sono studenti che hanno storie diverse, hanno età diverse, partiamo dai 18 fino ai 55 anni. Sono persone che ogni giorno vengono a scuola, ogni sera vengono a scuola, la maggior parte di loro lavora al mattino, molti di loro poi dopo il lavoro lasciano la famiglia a casa per proseguire con gli studi. Davanti a tanta determinazione, a tanto spirito di sacrificio e a questa voglia di imparare che non conosce confini né geografici né anagrafici, devo dire che mi sento molto, molto fortunata di aver avuto questa esperienza e molto, perdonatemi il termine, onorata. Cioè, per me è veramente un onore aver potuto insegnare ai miei studenti. La fortuna sicuramente è, per quello che riguarda gli studenti, il potersi rimettere in gioco, poter cogliere delle possibilità in qualsiasi momento della loro vita. Per quello che riguarda noi docenti, la fortuna è veramente conoscere queste persone e avere la possibilità di trasmettere delle conoscenze, delle competenze e di aiutarli in questo percorso in cui si ricreano una professionalità. O comunque rimediano, magari come è accaduto per alcuni di loro, a degli errori di giovinezza, oppure a, come dire, quando si è giovani a volte, ecco, si pensa che lo studio possa non essere determinante, possa non essere importante, poi quando si è più grandi ci si accorge anche della bellezza della conoscenza, oltre che dell'importanza. Studenti che usciranno dal nostro istituto acquisiranno le competenze da spendere nell'ambito della ristorazione locale, ma potranno anche diventare ambasciatori della cucina italiana all'estero. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 15 ottobre. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0721 37 22 55 oppure scrivere a orientamento@alberghieropesaro.it. È possibile anche consultare il sito d'istituto www.alberghieropesaro.edu.it e le nostre pagine ufficiali Facebook, Ipsar Santa Marta e Instagram, @alberghieropesaro.